Ma lo splitto in due, dai, lo splitto in due. Cazzo sta? Raga, ma sono un coglione. Ecco. Dite. Lavoro rende liberi, diceva un grande saggio. Grande saggio, forse così non era, essendo che è morto, quindi. Che battuta di merda che ho fatto. C'è spazio, c'è. Lo spazio è infinito a terra, ma poi raga, una volta che ci si espande, sono cazzi tuoi, eh. Che disgrazia di Tullio, raga, sta roba. Che disgrazia di Tullio. Mommerge. E mando in storage. Sente le pressure addosso perché no. Tra l'altro aspettate un attimo, raga, perché non l'ho visto moderatore. È tipo un messaggio di Stream Elements. Mi alza la chat in un modo assurdo e mi perde i messaggi. Fintando che gioco dal portatile. È una cosa che posso circa tollerare. Non dovrebbe più accadere con due schermi. Quindi. E tu da quanto tempo giochi con Satisfactory? Che l'ho conosciuto per sbaglio, Satisfactory. Circa. Poi alla fine si sa. E lo sbaglio non esiste, c'è sempre un. La coincidenza non esiste. Lo sbaglio esiste. Ore e ore. Ma mi servono viti, tipo. La panchina. Raga, mi metto una maglietta che sta entrando. Io forse l'ho visto da un youtuber di Rust. Una maglietta, raga, che tiene una bora. La prima che ho trovato. Sì, è veramente figo comunque. Cioè. Ti prende, ti sa prendere come gioco, eh. Poi sicuramente anche il portarlo su YouTube come una delle serie principali. E poi vabbè, YouTube Uncut, ma comunque. L'ho trovato in un torrente. Good. Andiamo a fare le plate rinforzate. E buono così. Ta 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 ta
caldo igloo. Veramente. Stavo anche facendo un check dell'audio.
Perché, cioè, ad esempio, adesso vi racconto anche questi retroscena dello streamer. I giochi hanno tutti delle differenti decibel da mettere affinché a voi venga fuori perfetto e a me non rompa i timpani. Aspetta, mancano anche dei keyboard. Bello che si è già impianato uno stack. We are golden. E quindi ad esempio Satisfactory a meno 12, LOL a meno 14, che sono quelli ideali, perfetti per il mio computer. Dunque non prendetela come se fosse la verità assoluta. Perché qua? Lo stiamo trollando? Vabbè. Mi hanno fatto cagare, raga. Prendo la chat. Raga, io ricordo l'Instagram nel quale escono con una frequenza di ogni 2 giorni delle clip. Oggi abbiamo completato il primo quadrante. Per sapere cos'è un quadrante, basta che andate sull'Instagram. E buono, insomma. Ah, è già arrivato giù, bene allora. Guarda che cazzo ci arriva. E comunque Satisfactory sarà molto probabilmente una serie base, ecco, una serie che verrà portata a modo abbastanza ampio. Perché effettivamente c'è un sacco di roba da fare, non annoia. Non è Minecraft, che Minecraft ha portato veramente un sacco di gente, troppa, secondo i miei gusti. Attacco qua. Vedo già che vanno avanti, dunque funziona. E inoltre è un gioco ancora in beta, cioè nel senso è in fase di sviluppo. Non vedo l'ora che venga rilasciato ufficialmente. Perché una volta rilasciato, secondo me, i vari giocatori delle varie community da adesso vanno a fioccarci. Cioè è troppo bello, secondo me. È di un chill assurdo. E sottovalutato come gioco. Molto sottovalutato. Per quello lo voglio portare centralmente. Avanti, con sto calcestruzzo, avanti! Bello pulito. Iniziamo a staccarlo. Bene, signori, molto bene. Adesso. Are you fucking kidding me, fra? Dai, fuori! Avanti! Non è mica un parco giochi, eh. Effettivamente ho appena iniziato a produrre.
Mi servono 550 viti. Fiori. A tutti a bruciarli butto questi fiori, a tutti a bruciarli, non ne voglio vedere in mezzo. Qua abbiamo, no? Ok. Abbiamo i rot. Allora, io direi di fare. Una rampa da 2 metri perché sti fiori mi stanno irritando. E una volta fatti i fiori, a questo punto, beh, direi a questo punto di alzare tutto. Anche non serve. Avanti al lavoro, al lavoro, macchinari al lavoro, forza! Per 4. Bon, vado a ricaricare un secondo su a nord le pile. Questo è orrendo. Però è temporaneo. Spengo la luce perché fa cagare quella luce lì. Luce notturna alle 11 di mattina. Avete mai visto una persona uscire con una torcia accesa alle 11 di mattina? Io no. Dunque, ci conformiamo a quello che è l'umanità e procediamo. Andiamo a controllare le nostre produzioni di biomassa, di energia. Jimmy, stai controllando qua, Jimmy. Bravo, fra. Bravo. Sono io la causa della tua estinzione, Jimmy. Bene. Via i fiori. Sto regalando il secchio di acqua. Ok, qua si sale. Come abbiamo fatto la modalità. Oh, fanculo. Come abbiamo fatto l'alzata sotto, va riportata esattamente tale o quale sopra. Buono. E dopodiché continuiamo con la nostra espansione logistica. E direi anche di iniziare a chiudere le diverse missioni. Anche perché, insomma, adesso iniziamo ad avere tutto. Raga, a un certo punto ho detto cazzo, sta crashando. E c'è salvataggio automatico. Molto bene, allora direi di fare un doppio magazzino.
delle viti. Adesso vi spiego perché. Uno qua. Prendiamo le plate. E uno qua. Qui metteremo uno splitter. Qui uno e qui l'altro. Buono, perché questo centrale resterà per le viti. Quell'altro lo andremo a renderizzare nelle screw. Anzi, mi tengo questo esterno qua per le viti, questo centrale per le screw, perché probabilmente in futuro ci serviranno quasi sicuramente anche per fare le cose, le lastre di ferro rimpozzate. Dunque, lo sta. Tractor. Qua. Qui buono. Al lavoro! Al lavoro. Via. Serve. E questi li prendo sempre. Buono. Allora. Buono. Le screw le abbiamo messe a fare. Ora tocca. Qua direi di fare l'esatto processo di prima, no? Quindi un doppio magazzino. E idem qua. Logistica, splitter. E qua lo stesso identico passaggio.